Il Signore Gesù è vivo, è in mezzo a noi, lo celebriamo vivo in mezzo a noi nell'Eucaristia e cammina con noi, accompagna la nostra vita, segue i passi della nostra città e della nostra società. Questo annuncio, che è anche augurio della vicinanza e della compagnia del Signore Gesù che è vivo, è l'augurio che voglio rivolgere questa sera a tutti voi che siete qui presenti e che ringrazio per la vostra presenza. Questo augurio lo voglio rivolgere anzitutto ai vescovi Riccardo e Franco, che ringrazio, e con loro tutti i presbiteri e i diaconi che sono a questa celebrazione, i religiosi e le religiose, le varie realtà associative e di ordini cavallereschi che partecipano alla nostra preghiera, i ragazzi della prima comunione, che pure ringrazio, è bello vedervi qui, quindi bravi che siete venuti, e poi l'aiuto e la preghiera del coro, il seminario, i ministranti, ecco a tutti, a ciascuno, vorrei dire il Signore è vivo e cammina con noi. Questa sera lo celebriamo nell'Eucaristia e ci accompagnerà per le vie della nostra città. C'è un invito che mi pare di raccogliere dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato ed è l'invito alla memoria. È detto in modo molto chiaro nella prima lettura, nella pagina del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere. E più avanti ritorna Mosè e dice: non dimenticare il Signore tuo Dio. Ed è nella memoria che San Paolo ricorda quell'ultima cena, quella che aveva preceduto l'arresto e poi il processo e la morte di Gesù. È la memoria di quella ultima cena che rimane viva nel cuore degli apostoli e della Chiesa nascente. E nel Vangelo abbiamo sentito come è rimasta ferma nella vita della Chiesa la parola di Gesù, che si è presentato come il pane vivo, il pane che darà la vita per sempre. C'è una memoria che ci viene richiamata e che accompagna la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Vivere la memoria, che è anche esperienza della nostra vita quotidiana, vuol dire fermare nella propria vita, custodire nel proprio cuore i passaggi più decisivi della vita. Penso che ci siano tanti ricordi della nostra famiglia, dove noi siamo cresciuti, le scelte della vita, quando uno è diventato prete, diacono, vescovo, quando si è sposato, pensate i primi figli, e poi magari l'esperienza di una sofferenza, di una difficoltà. Quante cose appartengono alla nostra memoria e parlano della nostra vita. Le custodiamo nel cuore perché sono vitali, sono ricordi che ci appartengono, che toccano ancora gli affetti e le emozioni della nostra vita. Anche per Israele c'è questa prima dimensione della memoria, una dimensione che riguarda il passato, quello che abbiamo vissuto. C'è Israele, come racconta il Deuteronomio, che deve ricordare il grande cammino che Dio ha fatto fare al popolo nel deserto. Deve ricordare quando l'acqua è scaturita dalla roccia, quando la manna è scesa dal cielo per sfamare quella gente, quando Dio ha dato le tavole della legge sul Sinai e poi l'ingresso nella terra promessa. Israele deve ricordare. E così la comunità cristiana, dopo la Pasqua, deve ricordare quell'ultima cena, quella cena che noi oggi riviviamo nella celebrazione dell'Eucaristia, perché da quella cena è nata la Chiesa, è nato il primo annuncio ed è stato celebrato il dono più grande, l'amore di Gesù che si dona, che dona la vita.
e non ci si deve dimenticare di questo. E così le parole di Gesù, le parole più belle, più importanti. E pensate come doveva essere bello sentire Gesù che parlava della vita e che lui portava la vita. Allora sono parole che si incidono nel cuore, che non si dimenticano più, che teniamo vive nella memoria. C'è una esperienza di memoria che allora appartiene al cammino, alla vita, al passato e che noi custodiamo nella nostra vita. Ma c'è anche un'altra dimensione della memoria e credo che sia quella più viva e più vera nella nostra vita. È quella memoria che noi celebriamo davvero nell'Eucaristia e che testimonieremo nella processione eucaristica tra poco. Ed è il ricordare, il vivere quella memoria che è il presente. Non è storia passata, non sono ricordi lontani, non sono tracce di vita vissuta, ma è la memoria che incontra la nostra vita oggi. È memoria per il popolo Israele che non doveva solo ricordare, ma doveva rinnovare quella fede che Dio non aveva abbandonato il popolo. Allora la memoria di Israele è la memoria del popolo che nel cammino del tempo fino ad oggi si ricorda che il Signore accompagna alla terra promessa, accompagna alla vita, è colui che non abbandona, che è fedele. E allora è come se dicessimo al popolo oggi: ma nella tua vita, ma ti ricordi oggi che Dio ti accompagna? Ci credi davvero? È questa memoria presente della vita della Chiesa, che non è solo il ricordo di quell'ultima cena, ma è la memoria di chi crede e si accorge che oggi il Signore si dona a noi e alla sua Chiesa, e lo celebriamo nell'Eucaristia. Ed è quella memoria attuale, viva, presente oggi nella vita, che ricorda a noi, a ciascuno, che il Signore presente in mezzo a noi ci dà vita, accompagna la vita, sostiene la speranza, vince gli orizzonti di morte, riapre le strade del dialogo e della fraternità. E allora la memoria viene a chiederci: e tu te ne sei accorto? Tu ti ricordi? Proviamo a pensare ad alcune situazioni della nostra vita. Pensate alle parole che noi diciamo, alla testimonianza che diamo agli altri e nella Chiesa, per tutti noi, l'annuncio che portiamo nel mondo di oggi. E allora ci chiediamo, nelle nostre parole, nell'annuncio della vita della Chiesa, nella testimonianza, abbiamo memoria, ci ricordiamo noi di parlare oggi del Signore della vita, che ci chiede di non perdere mai la speranza, che ci invita ad andare incontro agli altri sempre come fratelli e sorelle, che ci spinge a stringere la mano e a offrire il nostro perdono. Allora, Chiesa di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, ti ricordi di annunciare il Signore della vita? Il Signore che oggi apre alla speranza e alla fraternità? Non dimenticarti, ci dice Mosè. E pensate a un altro ambito della nostra vita davvero molto importante, che sono le nostre relazioni, la famiglia, i ragazzi nel mondo della scuola, del gioco, dell'amicizia, e poi le varie associazioni, realtà di vita della comunità cittadina e della diocesi, e poi l'incontro con gli altri. Ma la nostra vita è fatta di relazioni. E allora ti ricordi che in questa varietà e verità di relazioni il Signore è in mezzo a noi come fratello, come colui che abita le relazioni più importanti, perché sempre nelle relazioni ci racconta e ci chiede la strada dell'amare. E allora
possiamo chiedercelo tutti noi, nel nostro vivere le relazioni. Hai memoria? Ti ricordi di amare? E di testimoniare il Signore che è amore. Ma possiamo pensare, anche allargando l'orizzonte, alle situazioni del nostro mondo, della nostra società. C'è chi vive preoccupazioni grandi legate al mondo del lavoro, alla vita delle aziende. Ci sono fatiche a volte nel vivere l'educazione delle giovani generazioni. C'è il grande problema della guerra, non alle porte di casa nostra, ma nel cuore dell'Europa. E allora, ma noi ci ricordiamo del Signore della vita? Abbiamo memoria che il Signore è vivo e, come ha detto e abbiamo ascoltato, è il pane che dà la vita. È il Signore che nel mondo di oggi, nelle fatiche che abbiamo, nelle preoccupazioni, negli scenari di guerra, è colui che porta la vita, riapre le strade della speranza, invita a riconoscere nel nemico il fratello e a costruire strade di dialogo, non percorsi di armi, perché è il Signore della vita, non della morte. E noi ce ne ricordiamo? Noi crediamo davvero che è possibile la riconciliazione, la pace, una società che cresce nella giustizia e nel rispetto di tutti? Ecco, credere nel Signore della vita vuol dire costruire un mondo così e fare ciascuno il proprio passo per un mondo così. Perché dobbiamo ricordarci che il Signore è il Signore della vita e che vuol dire della vita che è pace, che è fraternità, che è giustizia, che è accoglienza, che è superamento di ogni barriera, perché è la vita eterna, è il pane della vita. Allora viviamo questa sera questo grande invito alla memoria, certo una memoria del passato, ma soprattutto quella memoria che nella tua vita concreta ti faccia ricordare che il Signore è la vita, che chiede di essere accolto come dono di vita e ci chiede di essere a casa nostra e nel mondo testimoni di vita.